¡Gracias! Un saluto, amici, e ben ritrovati a questa nuova puntata d'Arte 24. Registriamo dagli studi di Rete Oro e abbiamo due ospiti eccezionali. Alla mia destra abbiamo il maestro Federico Canf, artista messicano. In primis, grazie di essere qui con noi. Grazie a te, Daniele. Grazie. E alla mia sinistra abbiamo Elin Contreras, curatrice di eventi culturali. Anche a te, benvenuta nei nostri studi. Grazie, Daniele. Perfetto. Iniziamo subito con Federico. Prima domanda. Per i nostri amici telespettatori un breve curriculum artistico. Bueno, eh, allora, io sono un artista visuale, eh, sono filosofo e ho realizzato eh, diversi murales eh, nel mondo, come negli Stati Uniti, nel Messico. Eh, qui a, a Roma ho un murales, eh, penso che è importante perché è il foro it italico, eh, il centro storico di Roma che è Energia, Tempo e Cocienza e adesso eh, lavoro e vivo eh, a Dubai. Benissimo. Mi ha parlato di filosofia. Uh -huh. Come nasce questo connubio tra arte e filosofia? Io, io eh, ho studiato la carriera di filosofia, anche di diritto, eh, ma eh, ho 13 anni di, di carriera artistica anche. La materia prima della mia opera è la filosofia, sempre il pensiero. En eh, este sentido, ahora, yo eh, sostengo el modelo de realidad holográfica. que eh, es que eh, somos soltanto energía e información. Eh, somos una, una antena, digamos, que eh, percibe eh, toda la información del campo cuantístico. Este campo cuantístico considero que es Dios. Eh, eh, tutto è energia e informazione eh, la, la forma quella che ci comunichiamo eh, eh, tutto in questo senso eh, la mia opera sto facendo eh, opere olografiche perfetto allora sarebbe filosofia arte e scienza sì, sì, certo, e penso che no, non c'è di, di differenza, no? Come Leonardo no, non aveva certo. la, 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 questa differenza, perché tutto è lo stesso, siamo parte del tutto, perfetto. Elina, allora mm, vuoi un attimino aggiungere qualcosa di quello che ha detto Federico? Mm. Ecco ecco, vorrei aggiungere che dovete visitare. Bueno, con Federico ci conosciamo da più da sei anni che lavoriamo insieme, abbiamo fatto delle mostre personali a Roma, molto interessante. Anche questo progetto, il murales che si trova al Foritaglico, al polmone pulsante Energia, Tempo e Coscienza. Vorrei invitarvi a, 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 veramente a visitarlo perché è un'opera da, da vedere. Certamente, ecco e anche con Federico stiamo anche sviluppando altri progetti in futuro eh, tra Roma, Milano e ovviamente lui inizia a fare questo progetto fantastico che vi racconterà fra poco a Dubai. Perfetto, Federico abbiamo parlato del murales fino adesso, no? sì. che è una tecnica difficile, sì. perché ti sei specializzato in questa tecnica? Che cosa ti dà? Che cosa... Sì. Me piace la creación de, experien de experiencias. Eh, el mural es metá pintura y metá arquitectura. Eh, el mural es la, la intervención del de espacio. Eh, en este sentido eh, sostengo también la diferencia entre street art, que es un, un arte urbano, que, que es arte, no, no, no hay problema. Eh, eh, Verlo, pero yo faccio el murales académico, que se si, llama, si que los testos murales que hacían Michelangelo, eh, Diego Rivera, eh, Rafael, eh, con esta diferencia en el proce nel proceso, en la eternidad. Un murales de street art es eh, 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 fato por cinco o seis años, por la, la propia. Eh, técnica no? yo faccio el murales con la técnica clásica de, 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 del murales la, la fresco, eh, la tempera, el fresco la témpera, la encáustica que son técnicas que ya no son eh, usati y eh, yo quiero yo eh, retornar a exactamente eh, la tradición la tradición eh, obviamente con, con una visión eh, tra, eh, tra el futuro Contemporanea. Contemporanea, contemporanea, usare le tecniche classiche, però anche facendo fusione con queste tecniche classiche e contemporanee, così rimane nel tempo e esatto. nell'eternità. Io mi sono un po' documentato sulle tue, sulle tue opere. Adesso. E devo dire che tu eh, lavori su grossi formati, diciamo sì, su immensi formati, sì, sì, sì. ma come nasce? Cioè tu fai prima uno studio su carta, sì. e se ce lo spieghi un attimo, velocemente, come nasce questo murales immenso? Perché poi... sì, sì, certo, io, io eh, lavoro nel mio studio, nel mio atelier, e... Eh, Meto la, la mensura de, de lo espacio, imagino, eh, veo el color del de, 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 de espacio, eh, analizo, ah, me imagino el eh, discurso, discurso del observatore, siempre pienso en el espectador. Sempre perché questo è un'esperienza. il contesto anche che circonderà i murales esatto, e il tranche murales. Esattamente, quello. come architettura, è la stessa cosa. Eh, quindi, eh, faccio un, un modello architettonico eh, piccolo nel mio studio: che è questo progetto che si presenta al, al, al collezionista o al mio cliente e eh, si fa dopo nello... No, perché la cosa che mi affascina è da un foglio piccolo riesce certo. poi a riportarlo no, anche con le misure giuste, perché yes, poi certo. sono poi le proporzioni quelle che fanno la certo. differenza. E, no? e quando è, è piana no, non è tanto difficile, ma quando è uno spazio come il del polmone pulsante che è totalmente complesso... con con la escala el paredes el arco es muy complejo esto las la, la imaginaciones cuando tú eh, tú estás elaborando en el proyecto es lo que me gusta tanto Io ho visto quello del polmone pulsante perché l'abbiamo seguito sì, anche sì, noi certo. e so che la realizzazione è molto lunga il tempo, sì. quant'è sì. l'incirca e, e tutto il progetto 3-4 eh, anni. anni: quattro, quattro anni, anni certo. perché, è stato un lungo lavoro. Sì, hanno bisogno, permessi, sì, della regione del Tutta della la, buro, la burocrazia è stata molto molto stato lunga. Sì, e sì, sì. Invece, stato... su un progetto, diciamo, normale all'incirca i tempi? No, no, no no, es normal en, el, en ningún sentido, no porque sé. es histórico, porque es un afresco. Siamo pocos artistas no, en el mundo no, que hacemos no. afresco, pero esto pienso que, que es importante. Yo eh, siempre amo al, al afresco el Ferrari del arte, ¿no? porque artigianal es artigianal, come como si faceva da prima. En Teotihuacán, en, en, en el México, tú puedes observar, guardar un eh, murales teotihuacano da 2000 años. Eh, fatto ah, è, è bellissimo è perfetto il, il, il colore rosso è, è, rosso è forte è, è, è come se avessi fatto oggi e, e questo è quello che io voglio ritrovare ritornare ho visto che è anche una scuola Certo, insegni certo. anche proprio questa tecnica. Certo, è una, una scuola, sì, sì, sì. E infatti in Messico eh, c'è una scuola che parte da di Diego Rivera. Io non, son, non sono parte di questa scuola perché la mi, mia forma di eh, dipingere eh, la fresco, per esempio, è, è diversa. È, è strana, infatti, perché è un po' messicana ma, ma un po' italiana anche. Io, io diping, dipingo ma più... Eh, como Rafael que como Diego Rivera. Okay. No sé porque es natural, no lo he cercado, pero así. Si. Bene, adesso entriamo nell'attuale. So che Federico ha ricevuto un premio in questi giorni. Sì, anzi, settimana scorsa Federico ha vinto un premio, il premio Caravaggio, nel Museo Tecnologico di Arte e Scienze di Leonardo da Vinci. E per Quindi... quale opera? E per, per Totem e Tabù, che è l'opera che ho fatto nella, nel COVID, nel lo, lockdown del COVID. E per por trayectoria es eh, un premio importante. Yo ah. soy lieto, no soy entusiasta siempre con los premi, pero pienso que es importante para la estructura social. Eh, recibir premios, ¿no? certo, beh, certo. Uno... È anche un curriculum fa, esatto, un esatto, curriculum, esatto, è soltanto, essendo un eh, premio se, prestigioso. sempre dico che le, il ma, ma, meglio premio per me è fare l'arte e, certo. e comunicare. Questo è, è un premio per sé. No? Beh, così penso. E invece, abbiamo anche detto che, eh, anzi, noi che abbiamo detto, sono io che ho cercato un po' su internet le tue opere, hai riscosso un grandissimo successo a Dubai. Sì. Ne parliamo un attimo perché veramente uno è un'opera strepitosa. e Se ce ne parli un attimo. Sì, sì, sì. sì, sto, eh, sì eh, realizzerò un, un murales, bueno, eh, diverse opere, ma il più importante adesso è un murales orografico che sarà il eh, murales orografico più grande al mondo. Eh, questo murales è tre pa pannelli che sono eh, insieme per creare la percezione di movimento. Eh, di, dipendendo il, il movimento dell'osservatore cambia, di ah, del sì, cambia di prospettiva, dipende dal movimento delle persone, cambia di prospettiva questi pannelli. Ma sarà, sarà un murale eh, gigante, gigante, molto grande. E qui è una domanda un po' personale, come ti trovi a Dubai? Eh, per, eh, È umani, una città artistica, sì. una città che sta in via di sviluppo anche a livello artistico. Esatto. Gli eh, uomini di affari in, nel Messico eh, hanno visto la mia opera e eh, hanno pensato che, che questa opera va perfetta con, con l'estetica e con il potere di, di Dubai e Medio Oriente, non, solo, non soltanto di Dubai, Abu Dhabi e eh, eh, oltre posti. E. Eh, eh, Loro han eh, Sochi de Dubái, de, de, de este mundo, y e me han portado la eh, l'anno pasado, y yo estoy lieto de poder fare questo opera eh, totalmente eh, innovativa, innovadora, eh, que sarà importante, penso, en el mundo. Yo me domando siempre qué se si está haciendo en arte monumental ahora, no? para Pe, los próximos 500 100. o 1000 años. e non so che si sta facendo, ma io eh, sono con, convinto di, di fare quest'opera per l'eternità. Non so se è sì, 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 eh, hai... pretenzioso, ma, ma, ma penso così, no? eh, so ah. penso nella storia e mi, mi piace tanto. Bene, hai proprio le idee chiare, diciamo, certo. ho le idee io chiare, tanto. devo arrivare a 500 anni. Certo. E per, per questo è l'arte, per, per provocare, per commuovere commuovere non soltanto adesso, tu puoi entrare a qualsiasi chiesa qui a Roma e tu, tu esci commosso no? per tutta la, cioè, la per tua tutta vita. arte, certo, e, certo, per certo. questo è l'arte, penso io, se no è, è disegno. Allora, come ultima domanda, so che anche qui ho un po' fatto ricerche sulla tua storia artistica, adesso c'è un premio. Sì. C'è una biennale a tuo nome? Sì, sì si è fatta... Una... Nada perché? perché? questo... Bueno, me, me lo hanno chiesto... Eh, eh, biennale Federico Camp Sindacati del, del Messico e persone importanti che eh, si, si faccia questa biennale che è molto importante eh, con il mio nome. Eh, è importante perché si, si aiuta eh, artisti emergenti, artisti di tutto tipo. Eh, eh, I premi sono importanti. Ah, eh, io sono lieto perché eh, 150 artisti eh, iscritti. Eh, hanno, eh, ma sono messicani anche, eh, messicani soltanto ah, in questa solo prima, ah, okay. ma eh, penso eh, fare la, la seconda in due anni eh, internazionale. Per, eh, e questo è per eh, questi artisti che eh, eh, lavorano, lavorano con me nei mio, miei progetti. Siamo in conclusione di servizio. Erin, grazie per la tua presenza. Grazie a te. Come invito. ultima domanda, una, una tua considerazione su Federico. Ecco, Federico vorrebbe lasciare un'impronta per l'eternità come latinoamericano, proprio rappresentare in Europa, nel mondo e il Messico. Quindi è importante seguirlo e vedere su opere che sono veramente fantastiche. Grazie, poi gli do la parola così si certo. spiega. Federico, meglio grazie la loro... meglio, ancora. Meglio ho detto mai. No, no. <ride> grazie, Federico, anche a te per la tua disponibilità e per la tua presenza qui con noi. Grazie a te. Come ultima domanda, eh, le tematiche che tu affronti? Le tematiche che io affronto sempre la, la filosofia, la contraddizione, eh, lo sacro e lo profano. Eh, mi mi eh, amo la, la riflessione eh, sulla cocienza, la cocienza di essere qui e adesso, la cocienza di essere un specchio tra, tra l'altro. Questo è sempre il, il tema ricorrente della mia opera. Per chi ti vuole seguire. Facebook, Instagram, Facebook, Instagram eh, Twitter, eh, il mio sito web e eh, Federico Canf come il mio nome. Bene, grazie ancora di essere stati con noi, Grazie, alla grazie prossima, mire. spero di, prossima. di averti alla di nuovo il nostro ospite e anche a te. Ci vediamo prestissimo. Breve spot e poi di nuovo insieme.